Eccoci qui da Francesco Balzano. Oggi faremo un video di chiusura del 2020, e faremo una panoramica di quello che è stata sia la mia situazione con la Francesco Academy Esporto Singapore, sia quella che è stata la situazione mondiale e con un punto di vista italiano della pandemia e della situazione economica che stiamo vivendo in questo momento qua. Allora, per prima cosa, come vi lascio immaginare, la situazione che stiamo vivendo un po' in tutto il mondo è molto simile a livello comunque di Covid, a livello di pandemia mondiale, vaccini, non vaccini, insomma, è una situazione che in tutti i paesi, sia a livello europeo, americano che asiatico, la situazione che si è creata quest'anno con della conseguenza assolutamente imprevedibile e per certi punti di vista negativa in tutti i paesi del mondo è stata più o meno la stessa, quindi non c'è stato nessun complotto a livello italiano, nessuna situazione gestita più o meno bene. E diciamo che è stata una cosa imprevedibile, dove paesi più preparati, paesi più ricchi hanno sicuramente preso la palla al balzo con largo tempo d'anticipo. Quindi questo ha fatto sì che, ad esempio, qua in Asia la situazione al momento è assolutamente sotto controllo e la situazione economica è in continuo aumento. Mentre la situazione in Europa, in Italia in generale, come paese fanalino di coda della gestione Covid, e la situazione europea seguita da quella americana è sicuramente stata una gestione fallimentare per diversi aspetti, come vi lascio immaginare, sia l'organizzazione, la gestione prima, dopo, durante la pandemia, ancora adesso abbiamo comunque una cattiva informazione, una cattiva gestione da parte dei media, non c'è stata nessuna, anche se abbiamo avuto diverse fasi, no, di situazioni che più o meno sono state altalenanti a livello di contagi, che si potevano prevedere, si potevano comunque gestire meglio. Mi viene da dire che in Italia si continuano a fare degli errori dovuti veramente a una gestione proprio approssimativa, confusionaria e assolutamente non ottimale. Mentre la situazione qua, ad esempio su Singapore, è stata decisamente gestita e viene continuamente monitorata in maniera diversa. E mi duole dirlo, perché comunque io, anche se vivo mai a Singapore, sono residente qui, ma ho comunque famiglia italiana, ho perso un nonno da poche settimane per Covid, e l'Italia è un paese in cui comunque mi affaccio lavorativamente. Mi viene comunque sempre dispiacere vedere comunque il mio paese, i miei ex concittadini, insomma, soffrire di una situazione comunque veramente veramente malsana, insomma, diciamo così. Cosa ci ha portato invece di beneficio questo 2020? Come potete immaginare, questa situazione mondiale, questo cambiamento ha influenzato decisamente molti aspetti economici, molti aspetti comuni a tutti noi. Uno di questi è sicuramente stato l'e-commerce, quindi se molte attività da un lato, come l'attività turistica, l'attività manifatturiera, l'attività industriale, a meno che non eravate nell'industria delle mascherine, insomma, tutto il resto è stato drammaticamente un disastro. Mentre per quanto riguarda invece l'attività dei servizi, quindi parliamo in primis di e-commerce, perché come sapete il mio canale parla di quello, quindi nicchia e-commerce, la nicchia dei servizi digitali, insomma, ha avuto una decisa espansione. E questa espansione, questo continuo adesso utilizzo dell'e-commerce, l'arrivo di marketplace, l'aumento di Amazon, eccetera, è stato un trend che è partito ormai da diversi anni. Sicuramente la situazione che noi abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in questo momento qua è una situazione che sarebbe dovuta essere il trend dei prossimi 5 anni.
Con questa situazione Covid e questa pandemia, insomma, questo disastro economico mondiale, questo trend di questi 5 anni è stato, come dire, compresso ed è completamente imploso nell'arco di pochi mesi. Quindi il 2020 ci ha insegnato che anche se un andamento di mercato, un trend può essere visto come futuro, questa situazione ci ha insegnato che le cose che sono, diciamo, un po' troppo futuristiche possono comunque evolversi nel giro di pochissimo tempo, e questa è stata esattamente la prova. E la situazione in Italia, e ripeto, è stata assolutamente disastrosa perché non c'è stato un minimo di preparazione, un minimo di attenzione a diverse problematiche. E soprattutto le persone sono il popolo, insomma. Non sono preparate, non erano preparate prima all'arrivo così forte, così con prepotenza dell'e-commerce, della gestione online, dei servizi digitali, dello smart working, di tutto quello che comunque richiede lo stare a casa, lavorare in solitaria, lavorare comunque al computer, affacciarsi appunto al commercio, al supermercato attraverso uno smartphone. Insomma, tutto questo, se prima comunque era solamente rivolto a una piccola nicchia di persone, parlo sempre dell'Italia, adesso è una cosa che si è diffusa, quindi giovani, non giovani, vecchi, non vecchi, tutti quanti ormai abbiamo capito che con il Covid la situazione e-commerce, la situazione digital, chiamiamola così, è completamente esplosa. Quindi questo trend, che sarebbe dovuto essere graduale nei prossimi 5 anni, è stato velocizzato in giro di pochi mesi in pratica. Quindi questo cosa significa? Significa che le imprese, insomma, le industrie che avevano aperto gli occhi già dall'anno scorso, come dicevo io con la Francesco Academy, con i miei infobusiness, insegnando propriamente a sviluppare, a portare in maniera digitale un lavoro, quindi un'industria, soprattutto se richiedeva la ricerca di clienti in maniera consueta, in maniera offline, adesso è obbligatorio quindi rivolgersi a un pubblico, capire come funziona il marketing, capire come funzionano i meccanismi che ci permettono poi di ricercare clienti e di vendere prodotti o servizi appunto online. Quindi le grosse aziende che hanno anzitempo capito e stanno sfruttando questo meccanismo, questo trend, chiamatelo come volete, sono quelle che comunque si trovano bene, sono quelle che stanno cavalcando l'onda, mentre tutte le altre, restie nel cambiamento, ottuse, non mi piace la situazione così, si stava meglio quando si stava peggio, eccetera, eccetera, lasciano poi, come dire, il campo aperto, il campo spianato a concorrenti, a persone che dall'estero vi mangiano il lavoro, a industrie che comunque si reinventano e vi fregano le fette di mercato, eccetera. Quindi, ragazzi, chi invece ha viaggiato, ha capito un po' com'era la situazione, si è informato di quello che poi è la situazione geopolitica qui in Asia, perché ragazzi, quello che è stato quest'anno è una situazione geopolitica che si sta cambiando le sorti mondiali di tutto il mondo. Abbiamo visto adesso come finalmente dopo un anno, come si è evoluta la situazione dell'economica mondiale. Insomma, se l'Europa è completamente in declino con l'America, l'Asia è il continente assoluto che sta tirando avanti e sta portando un'economia assoluta in alto. Quindi basti pensare a Wuhan, dove è nato tutto, la Cina stessa, hanno triplicato la produzione economica, hanno triplicato i servizi che facevano prima, il commercio elettronico, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, con una conseguenza dovuta al Covid, di moltissime persone che sono morte, eccetera, però a livello economico possiamo dire che quest'anno è stato assolutamente positivo per questi paesi qua. Quindi
Quindi l'economia asiatica è stata assolutamente, ha superato assolutamente di gran lunga quella di qualunque altro paese nel mondo. Questo cosa significa? Significa che in Italia, se non si guarda ai paesi orientali con un occhio di, insomma, non più di riguardo o di attenzione, ma proprio con l'unica, direi a questo punto, possibilità di poter entrare in mercato, non si può più galleggiare. Insomma, se fino adesso si riusciva a stare a galla vendicchiando, facendo qualche lavoretto, vendendo qualche servizio, perché tanto comunque Made in Italy, insomma, i servizi italiani e europei cioè, avevano mercato. Adesso, se non si guarda a quello che sta succedendo qua in Asia, purtroppo non si fa più business, non si fanno più, non si hanno più le carte per poter comunque giocarsi la propria partita. La situazione in Italia delle piccole e medie imprese è assolutamente disastrosa. Basti vedere ogni giorno la quantità di ristoranti, di bar, in qualunque nicchia di persone che stanno perdendo il lavoro, di società che stanno chiudendo. Ripeto, le grosse aziende sono quelle che hanno già capito anni fa, di basarsi non solo in un proprio paese, quindi di spostare gli introiti anche al di fuori della comunità europea. Sono quelle che comunque adesso patiscono di meno. Le società che stanno esportando stanno, ripeto, basando i loro investimenti, i loro business, non solo in Italia, sono quelle che adesso stanno non solo galleggiando, ma stanno traendo profitto. Ripeto, se da una parte c'è chi piange, dall'altro c'è chi vende fazzoletti. Quindi mi duole dirlo, ripeto, per la decima volta probabilmente, qua in Asia il mercato economico in generale è cresciuto di tanto quest'anno, quindi a discapito ovviamente di quello europeo. Quindi la situazione, se da una parte in Europa, in Italia in primis, è assolutamente drammatica ed è un trend che a mio parere continuerà a peggiorare. E continuerà a peggiorare, perché poi l'Italia è un paese che è difficile che veda, insomma, veda positivo, un paese che vede sempre nero, vede negativo, vede la luce veramente da lontano. Un paese che negli ultimi anni è rimasto veramente il fanalino di coda, e adesso questi cambiamenti veloci, questi trend super veloci di cambiamento, purtroppo hanno impedito a moltissime persone di riaggiornarsi. Se prima comunque si vedeva magari l'e-commerce, rimanendo in nicchia, come una cosa da fare, sì, da fare in futuro, ma sì, mi farò il mio e-commerce, eccetera. Adesso, ragazzi, non funziona più. Adesso non basta, non si può più fare dropshipping, non si può più vendere online, perché ormai sono arrivati ovunque grossi colossi, Amazon stesso, in Europa, i marketplace qua. Insomma, non si ha più spazio per i piccoli per poter comunque vendere online e nella maniera in cui si poteva fare fino all'anno scorso, in pratica, nel 2019. Quindi questo cosa significa? Significa che se prima bisognava darsi una svegliata, adesso purtroppo è troppo tardi. Troppo tardi significa che bisogna chiudere, che siamo morti, insomma, siamo destinati. No, insomma, troppo tardi significa che bisogna comunque adesso cambiare proprio pagina, cambiare pagina, aprire un nuovo capitolo e cercare di capire quello che sono i trend, quelle che sono le possibilità di far soldi, di far business. Ripeto, questo vale sia a livello di e-commerce, quindi vendendo prodotti e servizi, ma in tutte le industrie, ragazzi. Bisogna capire che ormai la base del mercato è la vendita, la compravendita di prodotti o di servizi. Quindi qualunque persona che venda prodotti o servizio, che ha bisogno di cercare clienti, rientra in questa categoria qua. Anche il turismo, anche la ristorazione, tutto quanto, ragazzi, tutto quanto. Quindi la situazione è questa: bisogna accettare insomma, che non siamo più padroni del nostro destino, soprattutto per quanto riguarda il vivere in Italia. Bisogna
bisogna accettare che ci sono i grossi colossi che pilotano e, come dire, manovrano un po' le posizioni, gli effetti di mercato, e noi non possiamo fare nulla in questo, possiamo solamente cavalcare, appunto, approfittare di queste cose qua. Ovviamente la ricchezza, come la chiamo io, è sempre più sottile, la fetta di ricchezza mondiale. Ci saranno sempre più poveri, la classe media sarà sempre quella più destinata a scomparire e diverrà una situazione un po' come quella che comunque viviamo qua in Asia ormai da tanti anni, cioè ci sono i straricchi e poi ci sono, bene o male, i poveri, i migranti, insomma, che comunque arrivano da fuori. Chi invece è locale, tra virgolette, chi è asiatico, vive nei paesi in cui si sono riusciti appunto nel corso di questi anni a crescere notevolmente, sono quelli che poi comunque rientrano nella fetta dei ricchi. Quindi ovviamente, se dovessi scegliere tra stare tra poveri e ricchi, tra quelli che lavorano per i ricchi e quelli che invece tendono a far crescere il loro patrimonio per diventare poi i futuri straricchi, preferisco stare nella fetta appunto di chi sta bene, quindi della fetta dei ricchi, di quelli che continueranno a crescere. Però, ragazzi, bisogna capire che bisogna adattarsi a delle regole che non possiamo controllare, a delle decisioni che vengono magari dal mercato, dalla globalizzazione, il capitalismo, chiamatelo come volete, da situazioni, ripeto, geopolitiche che sono più grandi di noi, e non mi va neanche di parlarne, perché il mio obiettivo è quello di insegnare come poter utilizzare al meglio dei sistemi di vendita, dei sistemi di e-commerce che possono oggigiorno fruttarci soldi nella maggior parte delle persone. Ripeto, la cosa che ho capito sicuramente è che i grossi colossi, la situazione che si è creata ed è nata ormai, questo rimescolamento delle carte a discapito dei paesi europei, ha fatto sì che l'Asia è sicuramente cresciuta a livello economico, demografico, politico, quello che volete, e diciamo quello che possiamo fare noi è cavalcare appunto questa situazione qua. Quindi c'è bisogno dell'e-commerce, quindi della vendita del lavoro digital, insomma, bisogna mettersi oggigiorno a fare questi tipi di mestieri, quindi a fare questo tipo di lavori, perché se dall'altra parte ci si ostina a vivere e a proporre un qualcosa che ormai è obsoleto, non, cioè ci si scontra contro un muro. E questo muro, ragazzi, è sempre più forte. Quindi, ripeto, se si vuole far parte della fetta di persone che fanno ambire alla ricchezza, bisogna capire questo. Che piaccia o no, non importa. Bisogna far parte del mondo di Amazon, bisogna far parte del mondo dei marketplace asiatici, bisogna comunque contribuire alla ricchezza delle persone, perché è l'unico modo che noi possiamo fare per aumentare le nostre ricchezze. Tutti quelli che continuano a ostinarsi nel proporre un metodo di vita, una vision, insomma, ormai obsoleta, vecchia, antica, degli anni 90, del negozietto che vuole magari vendere nel centro storico e tutto, che non è d'accordo all'Amazon, non è d'accordo a quello o quell'altro, è un perdente oramai e morirà nel giro di pochissimo tempo a questo punto. Quindi, ripeto, non è che per forza quando vi dico queste cose qua devono piacermi. Ripeto, io quando, negli anni 90 me le ricordo e con nostalgia, perché comunque si viveva bene. Però, ragazzi, se oggigiorno, nel 2021, dopo questa situazione che si è creata, noi ancora parliamo di un'epoca inesistente oramai, cioè un po', diciamo, come esempio, magari un'azienda che ne esce fuori oggigiorno con un telefonino, un Nokia. Cos'è il 3060, non mi ricordo, comunque uno di quei primi Nokia, quelli blu, insomma, e vuole fare concorrenza ai smartphone, vuole fare concorrenza alla Apple, cioè è una visione completamente inopportuna, fuori proprio
fuori mercato, fuori di ogni logica. Quindi se questo non lo capite, continuate a perdere tempo anche solo a parlare, ah, ma come si stava bene quando si stava, quando eravamo più giovani, ma con il Nokia cadeva, non si rompeva, di qua, di là, le telefonate, il messaggino, e bla bla bla. E ripeto, perdete tempo e togliete un po' anche la vostra attenzione su quello che poi è da capire, da capire come funziona il trend futuristico. Voi dovete concentrarvi sul capire come si usano i nuovi software, come si usano i nuovi portali, come si può fare business oggigiorno. Capire questo, concentrare le vostre energie su un momento in cui viviamo, quindi capire quali sono gli step da fare per poter far parte anche noi di questa fetta di mercato. Quindi non voglio sentire nel prossimo anno sempre questa visione negativa, perché non viviamo più in un paese dove non ci si può più spingere oltre, dove comunque i confini sono limitati. Oggigiorno, dovunque uno vive, può comunque arrivare a ritagliarsi una buona fetta di ricchezza, a ritagliarsi una buona fetta di mercato. Soprattutto adesso, riguardo al mio lavoro, insomma, alla Francesco Academy, e quello che abbiamo creato quest'anno, soprattutto alla fine di questo 2020, Export to Singapore vuole essere il punto di riferimento, ed è comunque il punto di riferimento al momento per quanto riguarda esportare prodotti e servizi, volendo, italiani, quindi made in Italy si parla, qua in Asia. Questo, ragazzi, che vi piaccia o meno, sarà il trend del futuro. Le grosse aziende che lo stanno facendo, che ovviamente hanno capito che bisogna andare dove c'è ricchezza, dove comunque dove c'è un'economia in continua espansione, sono quelle che poi stanno avendo risultati ottimali. Quindi tutti i piccolini che si ostinano, no ma io c'ho paura, no ma io comunque voglio vendere al mio vicinato, perché, ragazzi, vi continueranno a proporre cose, situazioni, eccetera, che poi arriveranno dall'estero, nel senso, come potete immaginare, la Cina sta comprando diverse fette di mercato ormai in Europa, ha già fatto così in Africa, ha già fatto così in Sud America da un po' di anni, quindi questa situazione qua viene velocizzata anche a livello, appunto, geopolitico, a livello economico, soprattutto nei paesi meno trenanti, quindi l'Italia è sicuramente uno dei paesi che sta vivendo in questo momento qua con una sorta di attenzione. Quindi ripeto, le possibilità ci sono, bisogna capire come funziona il giochino e affidarvi a qualcuno che comunque queste cose qua le propone anche ancora prima della situazione del Covid. Non per tirare acqua del mio mulino, ragazzi, non solamente per far questo, però vi dico che oggigiorno, se voi vi ostinate a vendere offline, a vendere con uno store, quindi senza neanche utilizzare Amazon, oppure continuare a perdere soldi, a giocarellare con il dropshipping, ragazzi, vi fate male, vi rovinerete, perderete un sacco di soldi, la pubblicità continua a aumentare, ormai i prezzi di Facebook sono arrivati a delle cifre allucinanti. L'unica cosa è quello di avere un prodotto di valore, utilizzare il marketing per pubblicizzarlo, quindi capire e saperlo pubblicizzare, ragazzi, è importante. Ancora prima di avere un prodotto di valore bisogna capire poi a chi venderlo e come venderlo, ma soprattutto oggigiorno non basta più vendere in Italia, non basta più vendere al proprio vicinato, non basta più vendere in Europa, bisogna affacciarsi a paesi dove l'economia, la ricchezza, la situazione geopolitica è stabile, insomma, sono paesi dove, come quello dove vivo io, dove non abbiamo più problemi di Covid, dove la situazione è stata ben gestita e la gente comunque continua ad avere sempre più ricchezza. Ripeto, i grossi lo stanno capendo, lo stanno facendo, i piccoli stanno cercando ancora di nuotare controcorrente. Questo nuotare controcorrente vi porterà alla fine a scomparire. Quindi, se non volete fare questa fine qua, quello che vi posso consigliare è
di affacciarvi ai mercati emergenti, che ormai emergenti non lo sono più, affacciarvi ai mercati asiatici, capire come si sfrutta il marketing, come vendere online, capire anche che se volete rimanere nell'ambito europeo, Amazon è l'unica cosa che voi avete di fronte per poter vendere. Quindi tutto il resto, ragazzi, sono discorsi teorici, sono discorsi che servono a ben poco. La pratica è nel 2021, poi si vedrà chi fa la pratica o chi continua a parlare, è quella di fare azioni, cioè concretizzare quello che comunque abbiamo capito e vissuto nel 2020. Quindi se nel 2021, ragazzi, non esporterete, non venderete, e non capirete come fare marketing, come fare e-commerce a un certo livello, eccetera, ragazzi, siete tagliati fuori. Quindi, ripeto, ci sarà sempre più distinzione tra paesi poveri e paesi ricchi. La cosa positiva, invece, è che abbiamo la possibilità di decidere da che parte stare. Quindi, a voi lascio le vostre riflessioni. Questo è un mio parere, una mia visione, non solamente ovviamente mia, ma in generale per tutti quelli che hanno capito come funziona l'e-commerce, come funziona il trend del digital che si è creato, bene o male, non è che l'abbiamo portato noi, è stato sicuramente, ripeto, velocizzato da questa situazione qua. Io nel frattempo siamo qua ormai a fine dicembre. Auguro comunque a tutti un buon 2021, anche se sarà difficile, soprattutto per molte persone, per molte aziende italiane, che purtroppo questi discorsi qua non vorranno comunque ascoltarli. Mentre per tutte le altre persone che capiranno un attimino l'importanza di darsi anche una svegliata, auguro buona fortuna sicuramente. E ci vediamo presto. Ciao!